Che belle le frasi tarologiche, ci permettono davvero di condividere qualcosa con qualcuno, di dare delle iniezioni energetiche alla persona che viene estratta. Io vorrei fare tutti, vorrei estrarre a tutti, vorrei farle proprio a ogni singolo iscritto. Dico ogni singolo iscritto perché sono le persone che hanno manifestato l'intenzione di stare con noi. Però siete tantissimi, quindi c'è questo modo di fare, no? Le regaliamo le frasi tarologiche. E oggi va a Paola, iscritta il 7 di febbraio. È un periodo che stanno uscendo con le estrazioni tutte le persone iscritte da pochissimo. Paola, ecco la tua frase tarologica. Estraggo tre carte per te. Io ti andrò a sviluppare delle relazioni simboliche tra queste carte. Poi devono ripassare attraverso una controinterpretazione da parte tua nel modo più positivo possibile. La prima carta estratta, la luna. Hai visto la faccia, Paola? La luna. Il mondo, Paola. E il sole. Allora, io sono un po' in ombra, ma non fa niente. I protagonisti siete voi in questa rubrica e i tarocchi. Una donna nel passato, che bello. Una donna nel passato. Una donna che guarda dietro. Una donna che ha fatto e fa molto leva su quello che è stato e trova l'emozione nell'andare un po' indietro nel tempo. Queste carte sono bellissime, ci sono tantissimi concetti, un grande equilibrio a livello energetico, un grande equilibrio a livello archetipico, tante cose che puoi fare, tante cose che hai fatto, una donna che smuove le montagne, una donna centrata e via dicendo. Però ti voglio dire anche una cosa, nel senso che stare nel passato va bene quando noi ci buttiamo con la testa, quindi quando abbiamo questo filtro intellettuale, oppure quando lavoriamo con il passato. Quindi il tarocco ti dice che dovresti fare anche qualcosa con il passato a livello manuale, ma bisogna evitare che il passato diventi tristezza, malinconia, prigionia. Non sto dicendo che con te avvenga, ma sto dicendo che potrebbe avvenire, data l'attitudine di rimanere dietro. Grande periodo di fertilità e di fermento, soprattutto per i cambiamenti o spostamenti. Paola, un grande abbraccio, mi fa piacere vedere queste carte per te. In bocca al lupo per tutto. Ragazzi, iscrivetevi alla newsletter per ricevere una frase tarologica. Vi ricordo che per ricevere la frase tarologica non dovete iscrivervi alla community, quella è un'altra cosa. Per ricevere la frase tarologica serve essere iscritti alla newsletter. È sempre Scuola TDM che gestisce queste liste, ma sono due liste diverse in base ai vostri interessi. Un saluto a tutti.